Nel comune di Capo Rizzuto si trova un'antica fortezza oramai diroccata. Qui pare che di notte si possano sentire le grida di battaglia che si combattevano nella zona. Successivamente apparirebbero anche degli spiriti che indossano delle armature. In lontananza, poi nel mare, si vedrebbero dei velieri. Le imbarcazioni, come i fantasmi, sparirebbero dopo pochi istanti, come anche le urla, le grida, vicino la fortezza. Nella città di Crotone, esattamente nel liceo classico cittadino, si racconta la presenza del fantasma di uno studente che lì vi perse la vita. Si racconta che molti studenti avrebbero sentito una voce che era quella proprio del giovane sfortunato. C'è chi addirittura dice di averlo visto girare con un tono triste all'interno dell'istituto. Nel vicino castello dove abitò Carlo V, si racconta di un'apparizione di un vecchio. Questo in vita era un mendicante e pare si manifesti nei pressi dello stesso castello. L'uomo in vita, prima di andare in povertà, era un nobile dell'Ottocento e pare che tradì il suo casato vendendolo agli invasori spagnoli. I familiari lo espulsero dalla famiglia e gli fecero cavare gli occhi e addirittura tagliare una mano. E da allora il suo spettro girerebbe per la zona. Viene descritta come una figura ricurva che tende una mano per chiedere la carità.